Ecco, adesso c'è Giorgio Campanini, giusto? Ecco, quindi Giorgio Campanini è il nostro presidente onorario, perché è un personalista da quando noi l'abbiamo conosciuto, che praticamente quando è, non so quanti anni sono. Giorgio, quanti anni sono? 83, sono fatti. Troppi, preferisco non dirlo. Comunque, praticamente noi eravamo due giovani sposi quando andavamo a Brescia, no, a Parma, e ci incontravamo con sua moglie. Tra l'altro lui mi ha dato proprio stamane un testo di scritti coniugali, scritti tra lui e sua moglie, quindi mi ha detto che ci sentiamo vicini perché abbiamo lavorato insieme come coniugi loro e noi. Quindi ci tenevo a dire questo e a ringraziarlo per tutto il sostegno che ci dà sempre, come dire, puntualmente. Questo convegno nasce proprio anche da una sua spinta, un suo incoraggiamento in quanto presidente onorario del Comitato Scientifico Internazionale. Giorgio, per presentare Giorgio ci vuole un altro libro, ci vuole, perché la sua bibliografia è già un libro. Ha scritto molto in diversi campi, e soprattutto i campi più importanti sono quelli della dottrina politica, e molti autori fatto ricerca su molti autori, e in particolare ha scritto molto anche sul personalismo, premio Mounier internazionale anche lui, e diciamo che il testo che voi avete letto nel manifesto è stato come un accomodamento, ma la relazione che noi avevamo chiesto a lui già all'inizio era proprio l'eredità di Mounier in concilio, che abbiamo poi ricorretto per una svista, ma che abbiamo in qualche modo mantenuto nel progetto, anche perché fa capo a un libro appena uscito del professor Campanini su Mounier, un nuovo libro su Mounier, un ritorno a Mounier dopo il libro del 68 che ha guidato anche la nostra prima ricerca, La rivoluzione cristiana, il pensiero politico di Mounier, dopo ancora il suo incontro con Mounier del 2008 e Testimoni nel mondo per una spiritualità della politica, in cui ritorna ancora a Mounier nel 2010, alcuni di questi testi sono presenti anche nella nostra libreria cattolica. Questo libro sull'eredità di Mounier, di cui lui poi ci dirà il dettaglio circa il concilio, ci sono quattro sezioni, e approfitto per dire proprio in due minuti la prima sezione, vi leggo solo i titoli delle sezioni: i fondamenti e il contesto storico, ecco come il pensiero personalista ha caratterizzato anche un periodo storico del Novecento e anche del Novecento italiano, proprio mettendo in situazione, seconda sezione, la filosofia. E allora Mounier è il problema della pace, Mounier è l'Europa, il rapporto tra pubblico e privato. Interessante questo capitolo sul pudore e persona, in un mondo in cui ha perso il pudore, tornare a questo concetto è veramente interessante. Infine ha guidato noi diciamo ricercatori di Mounier su diversi libri di Mounier, ha fatto commenti, prefazione e revisione dei testi Il personalismo, Trattato del carattere, Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana, al diario, quasi un'autobiografia, e si candida a fare anche la nuova edizione del diario, che noi speriamo che presto esca in Francia questa edizione completa del diario di Mounier. E poi c'è anche un altro testo sugli scritti italiani. Per concludere i contenuti di questo testo, lui ci guida nel rapporto con Felice Balbo, Adriano Olivetti, e quell'Adriano Olivetti che ho citato anche all'inizio, è praticamente il movimento di comunità, e infine Mounier, Ettore De Giorgis. Ettore De Giorgis è stato un altro personalista impegnato che ha caratterizzato un periodo della storiografia personalista. Gli siamo grati per averlo voluto pubblicare in primis su Prospettiva Persona. Grazie Giorgio, e ti ascoltiamo. Grazie per le gentili parole e per l'invito che
mi è stato rivolto di tornare a Teramo, città ospitale nella quale mi sono sempre trovato egregiamente. La mia relazione di questa mattina si collega strettamente a quella dell'amico Koch e può essere considerata rispetto ad essa in qualche modo complementare. Mentre Koch ha ripercorso le grandi linee del pensiero di Monnier, soprattutto in relazione al tema della fine della cristianità, cioè la chrétienté, e io mi vorrei soffermare invece più specificamente sull'influenza indiretta che Monnier ha avuto sull'evento conciliare. Influenza indiretta perché, come è noto, Monnier è morto precocemente nel 1950, ma la sua lezione ha continuato a circolare nei numerosi vescovi e negli insigni teologi, in primis con Gard, che alla sua lezione si sono ispirati e che ad essa hanno fatto riferimento nel lavoro condotto in stretta collaborazione con i padri conciliari. È stato detto e scritto da non pochi osservatori che l'annunzio del Concilio Vaticano II rappresentò una sorpresa, un annuncio in qualche modo dirompente. E questo è certamente vero per il Papa, il suo entourage, i suoi più diretti collaboratori. Non fu invece una sorpresa, perché era una istanza da molto tempo avanzata da significative componenti della Chiesa, non fu una sorpresa per quella cultura francese, per quella Chiesa francese in cui il tema della riforma della Chiesa, oggetto nel 1950 di un famoso libro di Congar, vera e falsa riforma della Chiesa, il tema della riforma della Chiesa, sollecitato dall'esperienza testé ricordata dei preti operai, era fortemente presente nel contesto francese. Ed è in questa prima parte che analizzo questo insieme di fenomeni che non sviluppo, data la brevità del tempo concesso in questa relazione, per sottolineare tuttavia, ancora una volta in relazione al discorso di Koch, che il caso francese è particolarmente interessante nella prospettiva della preparazione remota del Concilio Vaticano II, perché è caratterizzata da una presenza significativa di intellettuali laici. Se noi dovessimo fare una analoga riflessione sulla preparazione del Concilio, riferita per esempio alla Germania o all'Italia, difficilmente troveremo intellettuali laici dell'autorevolezza, della risonanza che essi hanno avuto in Francia. Henri de Lubac, per esempio, non è comprensibile senza un grande filosofo laico come Blondel. Il rinnovamento del tomismo non è pensabile senza Maritain. Gilson, il grande storico della filosofia medievale, ha prodotto un interessantissimo fermento di studi in tutti i centri di cultura francese. La teologia della storia, avviata da un altro grande teologo francese, Jean-Antoine Milou, non sarebbe possibile senza la lezione qui di quello storico laico già ricordato, che è stato Henri-René Maillet. Dunque, l'aspetto a mio avviso significativo dell'influenza della cultura francese sul Concilio Vaticano II è stata quella relativa alla presenza di importanti personalità laiche, fatto io credo sostanzialmente unico in Europa. Le ragioni di questo fiorire di cultura cattolica in Francia sono complesse e qui non esplorabili. Resta tuttavia il fatto che si è trattato di una stagione in qualche modo irripetibile
e che comunque è alla base di molti aspetti del rinnovamento conciliare. In che termini si è modulata la presenza indiretta di Mounier al Concilio Vaticano II? Credo che rispondere a questo interrogativo sia possibile se da una parte esaminiamo quali sono state le principali intuizioni del Concilio e dall'altra qual è stato il contributo che Mounier ha dato all'individuazione di queste nuove prospettive che allora si andavano aprendo alla Chiesa. Un primo aspetto di questa influenza è rappresentato dal contributo che Mounier ha dato alla riconciliazione della Chiesa con la modernità, con la migliore modernità. Tutti gli interpreti del Concilio Vaticano II concordano sulla importanza di questo riconoscimento, di questa riconciliazione con la modernità, la fine della lunga stagione delle demonizzazioni, delle prese di distanza, dei non esperi, e invece l'apertura al nuovo rapporto, a un dialogo con la modernità. Ma era proprio il programma che il giovane Mounier si era dato nel 1935 quando parlava di rifare il Rinascimento. Non si trattava di rinnegare i valori del Rinascimento, ma di ritornare su quella pagina per dare un nuovo corso alla storia dell'Occidente. E un aspetto importante della riconciliazione con la modernità era, per rimanere proprio nel tema già ricordato, del lavoro, a forte rivalutazione del lavoro manuale, anche nella sua dimensione tecnica e operativa. E non è un caso che uno dei primi organici testi di teologia del lavoro, per una teologia del lavoro di Chenu del 1953, sia apparsa originariamente in parte sulle colonne di Esprit. In questo echeggiava nel pensiero di Mounier la lezione di Charles Péguy, il grande esaltatore del lavoro manuale, nella memoria della madre umile impagliatrice di sedie, ma amante del lavoro ben fatto, un lavoro ben fatto che in qualche modo è un modo di entrare in rapporto con Dio attraverso il riconoscimento della dimensione tecnica e operativa, anche di una spiritualità che non può sempre rimanere al di fuori della storia. Un secondo aspetto sul quale il pensiero mounieriano ha agito in profondità nell'evento conciliare è quello che concerne, come già ha ricordato Koch, la fine da Mounier ritenuta irreversibile della antica cristianità. Era un tema che anche Jacques Maritain aveva evocato in un libro importante, basterebbe pensare all'influenza che ha avuto su Papa Montini, libro importante che fu Umanesimo Integrale del 1936, quasi coevo dei primi studi di Mounier. Tuttavia, pur parlando della fine della cristianità medievale, Maritain non escludeva che fosse possibile una nuova cristianità. Mentre tuttavia Mounier, in questo mio avviso, anche se le interpretazioni sono diverse, in radicale disaccordo con Maritain, riteneva l'idea stessa di cristianità irripetibile e appartenente ad una stagione della storia, quella medievale, che ormai apparteneva al passato. E su questo punto Mounier anticipava molte indicazioni conciliari, in qualche modo eclissate nello stesso dettato conciliare, laddove esso, soprattutto nella Gaudium et Spes, registra alcune significative assenze
che solo un'attenta lettura dei testi mette in evidenza. Quali sono quelle assenze? Non trovate mai nel linguaggio conciliare due espressioni che erano ricorrenti nel pensiero dei cattolici e nello stesso magistero pontificio. L'idea è il termine di Stato cattolico e l'idea è il termine di società cristiana. Mai il Concilio Vaticano II adotta questi termini. E pensate che nel 1937, a pochi mesi di distanza dal citato umanesimo integrale, la Divini Redemptoris di Pio X ancora proponeva come ideale da perseguire, come meta da raggiungere, quella dello Stato cristiano. In base alle mie ricerche è l'ultima volta che nel linguaggio del Ministero della Chiesa compare la figura dello Stato cristiano o cattolico, ci sono alcune varianti. Da allora di Stato cristiano e Stato cattolico non si è più parlato da parte del Magistero, se ne è parlato da parte degli storici, ma in altra sede. Ecco, io credo che questo tema del superamento dello Stato cristiano e in parallelo della società cristiana è uno degli ambiti in cui più evidente appare l'influenza di questa riflessione condotta sullo stesso tema nell'ambito della cultura francese. E un terzo e non meno importante aspetto dell'influenza esercitata da Mounier sul Concilio sta nella centralità che ha assunto nel complesso degli scritti di Mounier, anche poi nei testi conciliari, il tema della Chiesa dei poveri. Uno dei motti di Mounier era Mon Évangile, l'Evangile des pauvres, mio Vangelo è l'Evangelo dei poveri. Abbiamo già sentito evocare l'importanza, al di là dei dati numerici, dell'esperienza di preti operai. Ma non si può leggere il Concilio senza riandare a questo tema che soggiace a quasi tutti i documenti, quello della Chiesa dei poveri, che significava anche riconciliazione con le masse operaie, significava distacco dalle strutture di potere in cui troppo spesso la Chiesa si era identificata, il superamento di un certo stile della comunità cristiana, troppo strettamente legato al mondo borghese, che era esattamente uno degli essenziali punti di riferimento del discorso condotto già negli anni 30 dai giovani di Esprit riunitisi attorno a Mounier. La Populorum Progressio di Paolo VI, la teologia della liberazione che nei decenni successivi si è sviluppata, pur con qualche ambiguità e non senza ombre, erano strettamente legate a questa scelta della Chiesa come Chiesa dei poveri. Un pensiero strutturalmente e coerentemente antiborghese, preoccupato di spezzare i legami che troppo a lungo erano intercorsi fra la Chiesa e le strutture di potere politico ed economico. Con il Vaticano II la Chiesa, almeno a livello di magistero, ma poi in realtà anche sul piano della prassi, si è liberata da questa sorta di abbraccio mortale con le antiche strutture di potere. E non c'è dubbio che a questa liberazione l'insegnamento di Mounier ha dato un contributo determinante. Si trattava dunque di uscire dalla modernità non per realizzare un abbraccio con quanto rimaneva del mondo borghese, ma in vista di costruire una nuova società a forte ispirazione personalistica, in linea appunto con il progetto elaborato da Mounier e poi riassunto a grandi linee nella sua maggiore opera teoretica, quasi conclusiva della sua vicenda, che è appunto il libro Le Personalismo, che in Italia, come noto, ha avuto larga fortuna, 13 edizioni che stanno a significare l'importanza di una presenza che per molti aspetti continua.
una notazione conclusiva circa il legame che intercorre fra quell'esperienza mai lontana, quella di Esprit, di 80 anni fa, e quella di Mounier, oltre nel secolo dietro, e la rivista che in qualche modo promuove e ospita questo nostro convegno, e cioè Prospettiva Persona. E credo che la grande lezione che Esprit lascia anche ai cattolici del nostro tempo è quella della necessità del confronto con il proprio tempo. Occorre che i cristiani imparino a fare fino in fondo i conti con la storia. I giovani che si radunavano attorno ad Esprit, forse con qualche ingenuità, avrebbero voluto appunto rifare il Rinascimento, rifare il Rinascimento nella consapevolezza che appunto il corso della storia imponeva la scelta di nuove strade. Ma questa esigenza del guardare è ancora tipica del nostro tempo. Tutte le volte la storia è in qualche modo audibile, tutte le volte la storia è da costruire. Vi sono dei momenti forti e dei momenti deboli nel corso della storia, delle fasi di quiete e delle fasi di cambiamento. Credo che la nostra sia una delle fasi del cambiamento, di un cambiamento di cui occorre sapere recepire le linee fondamentali. E credo che una rivista di cultura, Esprit al suo tempo e nel suo piccolo, oserei dire, Prospettiva Persona del nostro tempo, debba essere proprio uno strumento che aiuta a fare i conti col proprio tempo, a leggere il proprio tempo. Per cui se l'obiettivo di Esprit era quello di rifare il Rinascimento, credo che l'obiettivo di Prospettiva Persona e in generale della cultura cattolica, e penso che il tema riemergerà nel dibattito di questo pomeriggio, sia quello di ripensare la postmodernità, per adottare un'espressione largamente corrente. Non basta constatare il corso della storia moderna, né è sufficiente demonizzarla, occorre ripensarla a partire dalla sempre necessaria ricostruzione della persona e in un contesto caratterizzato ormai da un lungo processo di decostruzione della persona. Forse la crisi della persona, la contestazione radicale della idea stessa di persona, è il grande punto di debolezza della postmodernità. E dunque alla persona occorre ritornare, la persona occorre ricostruire. Così si pone il problema di ricostruire superando la tentazione di ricorrere al facile incontro fra le persone assicurato da mezzi di comunicazione di massa sempre più invasivi e nello stesso tempo sempre più anonimi. Occorre recuperare la capacità di un rapporto faccia a faccia fra le persone, quel rapporto che la società della postmodernità rischia di svanire. Potremmo dire, riprendendo un'antica poesia di Villon, non sono le neige d'antano, dove sono i volti di un tempo? La nostra società è stata a lungo caratterizzata dalla presenza e dall'incontro tra i volti, tra le persone concrete. Oggi rischia di diventare una società dell'immagine da una parte e una società delle cose dall'altra. La persona ridotta a immagine o cosa. Bisogna dunque recuperare l'incontro fra i volti. E la piccola scommessa di Prospettiva Persona è che, nonostante tutto,
nella società contemporanea si possa ancora fare posto per la persona. Per la persona che deve sapere sgomberare il campo dagli abusivi occupanti che in modo fraudolento hanno cercato di sostituire l'autenticità della persona. È dunque necessario strappare finalmente le maschere che nella postmodernità hanno a lungo velato il volto della persona. L'ultimo Mancini, nella scia di un'antica tradizione personalista e umanista, intitolava uno dei suoi ultimi libri «Tornino i volti». Ecco, io credo che questo far tornare i volti, recuperare il senso profondo della persona e della vita personale, sia uno dei compiti che incombe sulla cultura cattolica e su una rivista come Prospettiva Persona. È un programma ambizioso che non potrà essere svolto certamente soltanto da una rivista, ma un segnale importante di sollecitazione al cambiamento che dovrebbe attraversare le componenti più attenti e più sensibili della comunità cristiana. Non lo abbiamo pagato, cioè, anzi, proprio lui che partecipe così spontaneamente alle nostre vicende della rivista, per cui lo ringraziamo pubblicamente in questa occasione. E lo ringraziamo per averci ridato ancora il fervore e il coraggio di Mounier. Trovato scritto, per preparare qualche linea di intervento, questa frase che mi è piaciuta. Fosse vissuto un po' più a lungo, Mounier avrebbe visto il Concilio Vaticano II, la decolonizzazione, le rivolte giovanili degli anni 60 e forse sarebbe diventato anche lui un poster da attaccare alle pareti delle camere dei ragazzi idealisti. Lui che era un filosofo, ma certo il contrario del pallido intellettuale tutto libero e niente passione. Lui che ardeva della febbre che muove il mondo, la giovinezza, la voglia di cambiare, scritto delle pagine di fuoco, contro un cristianesimo tiepido, anacquato, accomodante, contro, cito, le persone per bene che credono di amare Dio perché non amano nessuno, contro, cito, coloro che fanno elemosina alla giustizia e sperano che basti per cancellare il loro tradimento, e ancora tra virgolette, e si dedicano alle attività spirituali come un lusso. Mounier ricorda a tutti, in una frase che sembra una dichiarazione di guerra ai conformismi e alle pigrizie intellettuali, una cosa molto bella: non è la violenza che fa le rivoluzioni, ma la luce. In questo mondo inerte, indifferente e incrollabile, la santità è la sola politica valida e l'intelligenza, se vuole accompagnarla, deve conservare la purezza del lampo. Questo è Mounier, se ci aiuta a conoscerlo meglio.